Bene, vi faccio vedere una panoramica generale su come è strutturato il metodo Suonare sui Change volume 1. Questo primo metodo si occupa delle scale maggiori, l'utilizzo delle scale maggiori, dei modi delle scale maggiori, che poi rappresentano circa almeno il 60-70% di quello del materiale che noi andiamo a utilizzare nell'improvvisazione. Dopo una piccola biografia, discografia, ringraziamenti, ecco l'indice. Da qui è possibile collegarsi al Drive, dove potrai scaricare tutti i video. I video non sono soltanto l'esecuzione degli esempi, ma anche delle spiegazioni di tutorial veri e propri. Chiaramente comincia con i box delle scale maggiori, i box stretti, 5 box per 7 modi. Qui i box scritti con i gradi, sia in diagramma che in tavolatura. Alcune tecniche per imparare, per chi ancora non li conosce bene, come dovrebbe, alcune tecniche per imparare a memorizzare i box utilizzando diverse tecniche sia di incrociamento che di utilizzo dei classici intervalli e delle inversioni degli intervalli. Degli intervalli come in questo caso sono i gruppi di terzine e di quartine, sia nella forma tradizionale ascendente che con le inversioni. Questa è una panoramica sugli intervalli, partendo da una tonica, molto utile in maniera pratica quando si è su un accordo, per individuare subito tutti i tipi di intervalli partendo da quella tonica di quell'accordo. Ecco una serie di esercizi molto utili che io ho imparato e utilizzato tanto, con alcuni esempi di combinazioni di intervalli che poi vedrete anche nei video. Qui alcuni semplici esempi di combinazioni dei box delle scale utilizzando diversi accordi. È il classico approccio di base rock, che poi è utilizzato chiaramente in tutti gli stili, anche nel jazz. Ecco qui, anche alcuni sono abbastanza complessi. Ecco, questa è una parte molto, ecco qui anche vedete tutti gli esempi con i box e il modo che rappresentano. Gli accordi droppati, una spiegazione come funziona il drop voicing, molto semplice. Noi ci occuperemo sia di drop 2 che di drop 3. Spiegazione di cosa sono, come funzionano, e alcuni esempi sui principali accordi utilizzando la forma droppata. Adesso in questa parte qui invece vediamo gli arpeggi estesi delle armonizzazioni. Ecco qui, le armonizzazioni in questo caso sol maggiore partendo dalla sesta corda in drop 3, arpeggi estesi e arpeggi estesi combinati con i relativi modi e scale. Stessa cosa partendo dalla quinta corda e successivamente dalla quarta corda. Da questa parte qui inizia, diciamo, la parte più importante del metodo, che è lo sviluppo degli shapes. Gli shapes sono delle porzioni di arpeggi di un'ottava combinati con la relativa scala. Suonando lo shape, arpeggio più scala, si identifica subito il modo di appartenenza di ogni accordo della scala. E qui c'è una vasta spiegazione in tutti i modi possibili, sia con diagramma, con pentagramma ed intavolatura e accordo relativo, di tutti gli accordi dell'armonizzazione della scala maggiore utilizzando gli shapes. Quindi sia per lo ionico, il dorico, il frigio, il lidio, il misolidio, l'eolico e il loquio. Dopodiché inizia la parte dove noi andiamo a studiare i meccanismi. Questo è uno sviluppo degli shape con tutti gli accordi in diverse posizioni, i meccanismi armonici della scala maggiore, e quindi come funzionano la tonalità maggiore e gli accordi che lo rappresentano. Questo è molto importante, è un argomento abbastanza conosciuto ma poco chiaro in genere. E gli shapes possono essere anche utilizzati per suonare le estensioni degli arpeggi e quindi come sostituzione. In questo caso qui vediamo anche i possibili shape e sostituzioni dell'accordo dominante della scala maggiore in maniera molto sviluppata. Qui successivamente la mappatura delle strutture armoniche, in questo caso su un blues maggiore,
utilizzando gli shapes con, in primo caso era Si bemolle, un esempio melodico in Fa maggiore in due posizioni per coprire, con esempi melodici, per coprire tutta la zona più importante della tastiera. In questo caso, in questo libro, ci occupiamo di più o meno indicativamente di quella parte della tastiera che è dove le note corrispondono più possibile come altezza a quella della voce umana, la parte più cantabile. Poi è chiaro, uno può svilupparlo in tutte le direzioni, come ci sono anche degli esempi in questo caso qui. Ecco qua, queste sono le strutture armoniche delle principali cadenze armoniche viste in maniera veloce utilizzando gli shapes, cadenza armonica del ciclo diatonico delle quinte discendenti, che ho sviluppato anche molto nel metodo sviluppi melodici dal barocco alla chitarra moderna. E si entra poi nel vivo con la mappatura degli shapes di, in questo caso, di un rhythm change in Si bemolle, molto utile sia dalla parte A in tutte le zone, in questo caso della tastiera, che della parte B. E poi si passa alle combinazioni con gli accordi, in questo caso con ciclo discendenti di accordi di quinte di dominante. Ecco, questa è una parte anche molto interessante, diciamo trasversale dal punto di vista musico-culturale, che è la scala di sei note che possiamo utilizzare sull'accordo di tonica e relative sostituzioni. Quindi la scala maggiore in pratica senza una void note. Ecco, tutta una serie di esempi. Una veloce panoramica sulla sostituzione di tritono, che poi vedremo negli altri volumi utilizzando i modi della scala minore melodica. Questa è una parte anche molto bella, dove abbiamo una spiegazione di come funziona la cadenza 251, senza partire direttamente con le frasi 251, ma come funziona applicando una scala sia discendente che ascendente su un 251, come funziona, come poterli creare, iniziare a combinare porzioni di arpeggio con scala. E poi successivamente qui vediamo subito le frasi 251 maggiore. Sono tutti esempi che ho scritto senza avere una base sotto, ma cercando di far sentire il più possibile l'accordo, ed è qui che noi poi andiamo a utilizzare anche i cromatismi dal punto di vista melodico. Gli esempi sono fatti in tre posizioni, combinazioni diverse di 251, in Sol, in Do e in Fa maggiore 251. Dopodiché alcune progressioni, classici esempi utilizzati nella chitarra jazz, di progressioni 2-5 sul ciclo delle quinte discendenti. Si passa poi nel vivo facendo praticamente la mappatura con gli shape di uno standard jazz che utilizza fondamentalmente la scala maggiore e eventualmente il tritono e i cromatismi. Il brano è Satin Doll di Duke Ellington, qui è la mappatura con la spiegazione armonica, l'analisi di tutte le cadenze armoniche e tutta la mappatura degli shapes lungo il manico. Successivamente, ecco qui, vedete, abbiamo un esempio melodico che ho trascritto per questo brano utilizzando proprio gli esempi che avevamo visto precedentemente. La scala pentatonica è molto importante, qui la vedete sul diagramma, le note, i pallini, quelli bianchi, erano quelli della scala maggiore, in pratica togliendo i due semitoni abbiamo la scala pentatonica. La scala pentatonica blues, alcuni esempi su una struttura armonica del blues di come utilizzare la scala pentatonica minore per alterare, in questo caso. Ecco qua con esempi blues. Dopodiché abbiamo anche l'utilizzo della pentatonica per creare sugli accordi maggiori, per utilizzare altri intervalli come il lidio, utilizzare la pentatonica del lidio. In questo caso abbiamo invece come utilizzare con la pentatonica sequenze di note suonate ad ottave nello stile di Wes Montgomery, le scale bebop, che poi è la scala maggiore e il suo rivolto, quello di dominante. Alcuni esempi, ecco, di come applicare la scala bebop su tutti i box delle scale. Successivamente i pattern per suonare bebop, questo è molto importante. Chiude il libro la mappatura armonica di On a Sacro Rose di Fats Waller, con la mappatura armonica degli shapes e un esempio melodico. Chiaramente tutti questi esempi poi adesso saranno registrati in formato video, con anche la spiegazione, non soltanto l'esecuzione dell'esempio,
e mano a mano che sono pronti sono disponibili già sul drive che è indicato qui all'interno del metodo.